La SIGOT, Società Italiana di Geriatria, Ospedale e Territorio, è un'associazione medico-scientifica che da 30 anni valorizza il ruolo e la funzione della geriatria, sia nell'ospedale che nel territorio, dando rilievo ai concetti di continuità assistenziale e di approccio multidimensionale all'anziano. Mette al centro della sua azione la persona anziana, con l'obiettivo di promuovere il concetto positivo di invecchiamento attivo e in salute, l'unico a poter garantire una buona qualità della vita. La SIGOT è attività scientifica di alto livello nazionale ed internazionale e si concretizza nella rivista Geriatric Care e nel coordinamento e promozione di studi. Formazione professionale con l'organizzazione di convegni, seminari, workshop. Nursing geriatrico, che si propone come obiettivo prioritario la promozione di un'assistenza infermieristica adeguata alle peculiarità del paziente anziano. La SIGOT è proiettata nel futuro grazie ai consolidati risultati di eccellenza già raggiunti. Associati a SIGOT. Porta anche tu un contributo alla geriatria che ha a cuore il nostro domani. Buonasera e benvenuti a tutti. Benvenuti a questo mensile appuntamento della Società Italiana di Geriatria, Ospedale e Territorio, che quest'oggi caratterizza per due aspetti particolarmente significativo e importante. Il primo è il tema anziani, acqua ed elettroliti, un equilibrio precario. Questo è un argomento che è molto, molto sentito da un punto di vista clinico, direi in tutti i setting, sia nel setting ospedaliero che in ambito di long-term care facility, delle RSA, che nell'ambito ambulatoriale. È significativo e importante sia per la gestione acuta che per la gestione subacuta e cronica e per la prevenzione del soggetto anziano. Il secondo aspetto è che la costruzione di questo webinar è stata affidata al gruppo di SIGOT Young, il gruppo dei colleghi giovani, e per questo ringrazio la presidente di SIGOT Young, Virginia Boccardi, che ha organizzato da un punto di vista scientifico il webinar. Ringrazio anche il direttore scientifico, il dottor Nicola Veronese, che come sempre dà un contributo e un supporto a queste iniziative scientifiche di SIGOT veramente rilevanti. E proprio a Nicola Veronese lascio la parola per l'introduzione della riunione e del webinar di oggi. Prego Nicola. Intanto grazie ovviamente professore della presentazione. Ovviamente mi associo anch'io ai ringraziamenti verso SIGOT Young, in particolare la dottoressa Boccardi, che ha organizzato questo bel webinar. E ovvio, stasera parliamo di una delle tematiche secondo me più frequenti in assoluto, quindi acqua ed elettroliti nella persona anziana. Spesso mi permetto di dire correggere, diciamo, gli elettroliti soprattutto in ospedale è quasi la prima manovra terapeutica che i giovani geriatri fanno. Tuttavia dobbiamo sempre ricordare quanto importanti siano i disordini, diciamo, elettrolitici, ovviamente dell'acqua, e anche quanto sono pericolosi. Infatti stasera abbiamo una bella rappresentanza, diciamo, di giovani colleghi che ci presenterà anche da diverse specialità, perché abbiamo anche dei colleghi ad esempio nefrologi, appunto queste importantissime tematiche. Una sola cosa di servizio: se avete domande, e sono veramente benvenute, per favore fatelo per via scritta in domande e risposte, poi alla fine di tutto
tutto il webinar, le collezioniamo e facciamo una discussione unica. Grazie ovviamente in anticipo. Ecco, con mio sommo piacere quindi passo la parola ad Ileana Kalikatsoros, che ci parlerà dell'equilibrio idroelettrico. Ileana lavora ad Ivrea in provincia di Torino, appunto come nefrologa. Grazie Ileana, a priori per rimanere nei tempi. Grazie a tutti, vi condivido la presentazione. Grazie a tutti per l'opportunità di parlare oggi. Parliamo la conoscenza dei disordini dell'equilibrio acido-base, dei fluidi e degli elettroliti rappresenta una chiave essenziale. Non si vede la presentazione? Ok. Allora, aspettate. Qualcosa è andato storto. Ok. Condividi. Ok. Allora, la conoscenza dei disordini dell'equilibrio acido-base, dei fluidi e degli elettroliti rappresenta una chiave essenziale per impostare correttamente qualsiasi percorso diagnostico e il successivo iter terapeutico. Data la grande complessità di questo argomento, è essenziale avere un approccio quanto più possibile pratico. Cercherò quindi in questo breve lasso di tempo di riassumere tutti i concetti fisiopatologici essenziali per poter impostare dal punto di vista pratico in maniera corretta il ragionamento clinico al letto del paziente. Partiamo dal definire il concetto di acqua corporea. Circa il 60% del peso corporeo è composto da acqua, o meglio da soluzioni acquose. L'acqua totale corporea può essere difficilmente misurata in maniera complessa, ma può essere semplicemente stimata, avendo idea del peso del paziente, dell'età e del sesso. Teniamo presente che l'acqua corporea tende a diminuire nel paziente di sesso femminile e a ridursi con l'avanzare dell'età, raggiungendo un minimo nella donna anziana del 45%. L'acqua corporea è distribuita essenzialmente in due compartimenti, il compartimento intracellulare e il compartimento extracellulare. Il principale catione del liquido intracellulare è rappresentato dal potassio, mentre il principale catione all'interno del liquido extracellulare è il sodio. Questo equilibrio è mantenuto grazie all'azione della pompa sodio-potassio ATP-ASI. Possiamo osservare in questa slide invece come i principali anioni siano rappresentati nel liquido intracellulare dai fosfati e nel liquido extracellulare da cloro e bicarbonati. Ripassiamo insieme rapidamente il concetto di filtrazione e riassorbimento, vedendo come gli scambi tra il capillari e l'interstizio avvengano sostanzialmente per filtrazione e successivo riassorbimento. La filtrazione è favorita dall'aumento della pressione idrostatica all'interno del capillare ed è ostacolata dall'aumento della pressione colloidosmotica garantita dalla presenza di proteine che non sono diffusibili attraverso la membrana capillare. Questo equilibrio è molto importante nel caso delle sindromi edemigene, perché in tutti i casi in cui aumenta la pressione idrostatica o si riduce la pressione colloidosmotica, come nel caso di scompenso cardiaco, insufficienze epatiche, sindrome nefrosica, avrò come risultato netto la formazione di un edema interstiziale. È importante comprendere il meccanismo di filtrazione e riassorbimento anche perché è alla base del concetto di filtrazione glomerulare ed è importante per comprendere al meglio anche ciò che accade in caso della risposta renale alla variazione di volume. La filtrazione glomerulare, infatti, è a tutti gli effetti un caso particolare di ciò che avviene a livello della membrana capillare. Nel glomerulo si fronteggiano il volume plasmatico contenuto all'interno dei capillari glomerulari e il volume interstiziale
che è rappresentato dal liquido all'interno della capsula di Bowman, separato dalla membrana glomerulare. Introduciamo il concetto di osmolarità. La concentrazione di soluti o molecole all'interno di un fluido è nota come osmolarità. Nel caso dell'osmolarità plasmatica, essa tiene conto di tutte le sostanze osmoticamente attive presenti nel plasma e in condizioni di normalità è pari a circa 290 milliosmoli litro più o meno 5. Distinguiamo il concetto di osmolarità, ossia della concentrazione espressa come osmoli litro, e osmolalità, che è la concentrazione espressa come osmoli. Introduciamo anche il concetto di iso-osmolarità, la necessità che vi sia un'uguale osmolarità tra l'ambiente extra ed intracellulare, con il passaggio di acqua per diffusione attraverso la membrana cellulare. All'interno del riquadro rosso è riportata la formula che ci permette di calcolare con buona approssimazione l'osmolarità plasmatica. Introduciamo inoltre il concetto di osmolarità efficace o tonicità. Efficace a che cosa? Efficace a generare degli spostamenti di acqua al di qua e al di là della membrana cellulare. Nel nostro caso possiamo osservare che l'urea non influenza la distribuzione dell'acqua intracellulare, questo perché per quanto possa essere elevato il contributo assoluto dell'urea, essa ha un tempo di equilibrazione attraverso la membrana molto rapido e viene prodotta molto lentamente. Ciò fa sì che non abbia sostanzialmente alcun effetto osmotico nel plasma. Possiamo osservare quindi come in condizioni normali, essendo l'urea osmoticamente inefficace e essendo il contributo del glucosio in condizioni di euglicemia pari a circa 5 milliosmoli, la osmolarità spannometricamente corrisponde a poco più del doppio della sodiemia del nostro paziente. L'organismo umano produce e perde acqua continuamente, in particolare elimina acqua attraverso l'eliminazione insensibile della cute, dei polmoni, la sudorazione, feci e urine. Questa eliminazione può essere molto varia a seconda che l'organismo sia a riposo o nel corso dell'esercizio fisico. La principale fonte invece di produzione dell'acqua è il metabolismo, attraverso la combustione dei substrati energetici, che si risolve nella trasformazione di composti a base di carbonio, idrogeno e ossigeno in acqua e anidride carbonica. Si deduce come quindi ogni giorno vengano persi più di 2 litri a circa 6-7 litri di acqua e prodotti più o meno 200 ml. Ne risulta quindi che sarà necessario assumere una quantità di acqua estremamente variabile, che varia da circa 2 litri fino a più di 6 litri per mantenere il bilancio idrico. A seconda dello stato di idratazione dell'organismo, all'ipotalamo spetterà il compito di controllare il comportamento dell'assunzione dei liquidi con gli alimenti, e al rene invece la funzione di eliminarne la quantità corretta per riportare il bilancio a zero. Un concetto fondamentale è che l'equilibrio del volume extracellulare coincide con il bilancio del sodio. Abbiamo dei sensori in cui viene monitorato come parametro il volume extracellulare, che hanno come effetto netto l'induzione del rene all'eliminazione di più o meno sodio e di conseguenza più o meno acqua. L'escrezione di sodio con le urine, che può essere valutata molto rapidamente tramite l'analisi della sodiuria su un campione di urine spot, può darci quindi una misura indiretta dello stato di contrazione o espansione del volume circolante effettivo. Per il corretto funzionamento di cellule, tessuti ed organi, la osmolarità dei liquidi extracellulari deve essere mantenuta entro un range molto stretto. Capiamo bene che perché il rene possa efficacemente svolgere questa funzione deve essere in grado di produrre una quantità estremamente variabile di urina su un ambito molto esteso, quindi da circa mezzo litro fino a 20 litri di acqua al giorno.
L'eliminazione di acqua con le urine si accompagna sempre a quella dei soluti, quindi il rene elimina soluti che sono principalmente cloruro di sodio, che vengono seguiti passivamente da acqua. Può essere utile per semplicità, tuttavia, considerare l'urina come composta da una certa quantità di soluzione isosmotica rispetto al plasma, alla quale può essere aggiunta o tolta acqua libera, permettendo di raggiungere valori di osmolarità urinaria che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 1400 miliosmoli litro. In un soggetto euvolemico, in genere le urine hanno una osmolarità che va dai 300 agli 800 miliosmoli. Agli estremi troviamo il caso della disidratazione ipertonica a rene integro e il caso del diabete insipido, in cui invece l'osmolarità raggiunge i famosi 50 miliosmoli litro, con escrezione fino a 20 litri di urina al giorno. Facciamo un esempio pratico andando ad osservare il carico osmotico che dovrà eliminare una donna di 60 kg. Osserviamo come i principali determinanti del carico osmotico siano l'urea e il cloruro di sodio. In una donna di 60 kg, quindi, osserviamo come si raggiunga facilmente un carico osmolare al rene di circa 700 miliosmoli litro. Se abbiamo detto che il rene può concentrare fino a una osmolarità urinaria massima di 1400 litro, miliosmoli litro, capiamo bene come posso dedurre che il volume urinario minimo necessario ad eliminare questo carico osmotico sia di 500 ml, che altro non è che il valore sotto il quale solitamente definiamo uno stato di oliguria. La definizione di oliguria in generale deriva da due variabili fondamentali: il carico osmotico e la capacità del rene di concentrare le urine. Capiamo bene che se la nostra signora di prima seguisse una dieta ipoproteica e quindi avesse un carico osmolare di 350 miliosmoli con il rene a parità di capacità di concentrazione, sarebbe in grado teoricamente di eliminare il carico osmotico anche con un volume di urina pari alla metà e quindi a 250 ml. In condizioni opposte o in condizioni di ridotta capacità di concentrazione delle urine, si andrà in sovraccarico invece per volumi urinari anche superiori a 500 ml. Per avere un'idea di quello che accade in termini quantitativi, prendiamo un soggetto normale con normale funzione renale, in cui abbiamo un filtrato di 120 ml al minuto, che corrisponde a circa 180 litri di sangue ultrafiltrato al giorno. Sappiamo che più del 90% del sodio dell'acqua vengono riassorbiti nelle prime parti del nefrone. Ne risulta quindi che al dotto correttore arriveranno nel rene integro circa 18 litri. Adesso dobbiamo sottrarre una minima permeabilità residua che corrisponde a circa 5 litri. Ne consegue quindi che al rene integro posso eliminare fino a 13 litri di urina prima di andare in bilancio positivo in condizioni di ADH soppresso. Vediamo invece come a GFR alterato al dotto correttore arrivino circa 2,5-3 litri di acqua, rendendo molto più prono il paziente ad andare in bilancio positivo con espansione dei volumi, stato edematoso e ipertensione arteriosa. Quando si verificano delle alterazioni a carico dell'acqua corporea, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base, l'organismo mette in atto tutta una serie di meccanismi di compenso secondo un ordine di priorità che privilegia in primo luogo il mantenimento dell'elettroneutralità, in secondo luogo il volume attraverso il riassorbimento, abbiamo detto, l'eliminazione renale di sodio e acqua, infine per ultimo il pH. Un esempio pratico di come questa scala di priorità venga seguita è il caso del paziente ipovolemico, in cui si attiva il sistema renina-angiotensina-aldosterone che, per conservare i volumi, genera uno squilibrio del pH con alcalosi metabolica.
Il primo meccanismo di compenso in caso di contrazione che si attiva in caso di contrazione del volume extracellulare è l'autoregolazione renale, in cui una riduzione della portata cardiaca per far sì che venga mantenuta la pressione di filtrazione a livello del tubulo contorto prossimale fa sì che vi sia una dilatazione dell'arteriola afferente e una contrazione dell'arteriola efferente. Ciò fa sì che vi sia un aumento della frazione di filtrazione, quindi in poche parole aumenta quanto il sangue viene spremuto. Normalmente la frazione di filtrazione è circa del 20%, per cui per ogni litro di sangue che entra nel glomerulo circa 200 diventa ultrafiltrato. Nel caso di, per esempio, un paziente ipovolemico in cui il dovrà raddoppiare la frazione di filtrazione. Rapidamente ho riportato questa slide unicamente per ricordare come alcuni farmaci vadano a mettere in crisi questo sistema. In particolare i FANS per il loro effetto antiprostaglandine riducono la vasodilatazione dell'arteriola afferente e l'ACE inibitori sartani per l'effetto bloccante sull'angiotensina 2 riducono la vasocostrizione dell'arteriola efferente. Abbiamo poi nella restante parte della tabella illustrati tutti i meccanismi neuroormonali che sono attivati dalla riduzione del flusso di sangue al rene e dall'inibizione dei barocettori e recettori cardiopormonari. Tra questi principali sono l'incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterone, l'incremento dell'attività simpatica renale, la produzione di ADH e la riduzione dell'ANP. Il controllo dell'osmolarità dei fluidi corporei si basa su sensori di osmolarità a livello dell'ipotalamo e stimoli pressovolumetrici. Le due efferenze fondamentali sono lo stimolo della sete e lo stimolo dell'ADH. L'ADH esercita il suo effetto principale a livello del rene tramite l'inserzione di acquaporine e l'aumento della permeabilità all'acqua. Permette quindi di aumentare la concentrazione e diminuire il volume urinario. A livello delle arteriole, invece, ha un effetto di vasocostrizione. La sete è un meccanismo che mette facilmente in crisi il sistema, perché innanzitutto è un meccanismo di difesa molto tardivo, perché si attiva con aumenti dell'osmolarità già del 2-3%. In secondo luogo, ricordiamo che nei nostri pazienti tante volte la sete può non essere soddisfatta, per esempio i pazienti che non riescono a muoversi per raggiungere l'acqua, che hanno difficoltà deglutitorie, alterazioni dello stato di coscienza o scarsa percezione del senso della sete, come per esempio è tipico nel paziente anziano. Qui possiamo osservare come aumenti la secrezione di ADH in base all'osmolarità plasmatica. Vediamo che c'è un set point intorno ai 280 miliosmoli, quindi al di sotto di questa soglia la secrezione di ADH è praticamente soppressa. In questa slide invece ho riportato la risposta allo stimolo ipovolemico. Possiamo solo osservare come i valori di ADH raggiunti con lo stimolo dato dall'ipovolemia siano nettamente superiori, circa 5 volte tanto. Infine, ricordiamo come meccanismo di attivazione, come meccanismo principale anche di risposta alla contrazione di volume, il sistema renina-angiotensina-aldosterone, in cui la riduzione della pressione arteriosa e del volume ematico hanno un effetto sullo stimolo di renina.
che fa sì che esercita i suoi effetti attraverso l'angiotensina 2, che aumenta la pressione arteriosa con diversi meccanismi, in particolare riassorbendo acqua e sodio a livello del tubulo prossimare, favorendo la liberazione della DH, del senso della sete, potenziando gli effetti sui vasi esercitati già dalla noradrenalina e favorendo la liberazione di aldosterone, che favorisce il riassorbimento di sodio a livello del dotto collettore. L'effetto netto sarà quello di riassorbire cloro, di creare un stato di alcalosi metabolica e un'ipocaliemia. Per dare finalmente un taglio un pochettino più pratico a questa piccola introduzione, vorrei spendere giusto due parole per sponsorizzare due esami economici di estrema utilità che piacciono tanto a noi nefrologi. Allora, in primo luogo l'emogas analisi. Il primo vantaggio è l'estrema rapidità che rende l'esame estremamente utile nel caso del paziente critico. In secondo luogo, l'emogas analisi può essere di supporto alla clinica, per esempio per smascherare stati di ipovolemia misconosciuti, perché è una tecnica che non ha necessità di diluizione del campione e quindi non rileva false iponatremie nel caso di aumento delle proteine plasmatiche o dei lipidi. Ci permette di calcolare l'osmolarità plasmatica, perché abbiamo tutti gli elementi per farlo all'interno di un'emogas analisi. Ci aiuta nel rilevare lo stato di ipovolemia di un paziente, per esempio quando vediamo un'alcalosi metabolica ipocaliemica, possiamo ipotizzare che si sia attivato il sistema renina-angiotensina-aldosterone, e gli stati di ipoperfusione quando vediamo un incremento dei lattati. Infine, non mi dilungo sul cloro perché è utile più nella diagnostica differenziale nelle acidosi ipercloremiche piuttosto che normocloremiche. Infine, l'esame delle urine. L'esame delle urine è l'esame veramente più dimenticato, nonostante il suo basso costo, tanto che in una qualsiasi consulenza nefrologica si scorre la cartella a lungo e tante volte non se ne trova uno all'interno del ricovero del nostro paziente. Nel caso della valutazione dello stato volemico, quello per cui ci può servire molto l'esame delle urine è il calcolo dell'osmolarità urinaria. Attraverso questa semplice formula, infatti, posso stimarla partendo dal peso specifico. Infine, due parole sui cambiamenti fisiopatologici che avvengono nel paziente anziano. Partiamo dall'assunto che con l'avanzare dell'età si assiste a tutta una serie di cambiamenti degenerativi a carico di diversi organi, e il rene ovviamente non fa eccezione. Dal punto di vista strutturale si assiste ad una glomerulosclerosi corticale che nel paziente di 40 anni è pari a circa il 5%, ma arriva fino al 10-30% all'età di 80 anni. Altri aspetti fisiopatologici, istopatologici, comprendono la fibrosi interstiziale, l'atrofia tubulare, la ialinosi delle arteriole. Questi cambiamenti strutturali hanno un impatto sulla funzionalità del rene anziano. Il rene anziano si assiste ad una riduzione del GFR, ad una ridotta capacità di concentrazione delle urine, ridotta secrezione di potassio e ridotta risposta ai carichi acidi. Nell'anziano, quindi, l'equilibrio idroelettrolitico è un equilibrio estremamente precario. Precario perché la riduzione dell'acqua corporea, del GFR, della concentrazione delle urine, dell'aldosterone, del meccanismo della sete e della clearance di acqua libera, unite all'incremento di ADH e ANP, fanno sì che i pazienti anziani siano più suscettibili a tutta una serie di squilibri idroelettrolitici. In particolare, come possiamo osservare in questo grafico preso da uno studio del 2014, il paziente anziano sarà più sensibile ai stati di iponatremia, ipernatremia, ipercaliemia, depressione di volume, sovraccarico di volume, acidosi e anche alcalosi metabolica. Ora che abbiamo ripassato insieme i principi fisiopatologici che regolano l'equilibrio dei fluidi e degli elettroliti, possiamo quindi incominciare il nostro viaggio tra i principali disordini dei fluidi e degli elettroliti. Lascio quindi la parola ai miei colleghi
e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie veramente Diana per la splendida presentazione, veramente grazie di cuore. Ecco, allora passo subito la parola alla prossima presentazione, che è appunto Acqua corporea pieno o vuoto, la terrà la dottoressa Boccardi, che è anche diciamo la coordinatrice, e di Sigot Young. Grazie in anticipo Virginia, grazie ancora Diana, veramente. Grazie mille Nicola per la presentazione, chiedo a Diana di uscire dalla visualizzazione a schermo intero, così condivido io. Perfetto. Allora, spero che sia visibile e partiamo subito quindi con la presentazione acqua corporea pieno o vuoto. Quindi questa è una domanda che ci poniamo quasi tutti i giorni a letto dell'ammalato e soprattutto nelle urgenze e quindi nelle emergenze, un rapido riconoscimento e un adeguato riconoscimento fa la differenza nella prognosi e nell'approccio terapeutico del paziente. Io partirei da questa osservazione di Ippocrate, ovvero che l'uomo è unico, irripetibile, in divenire, indivisibile, in relazione in cerca di equilibrio chimico, fisico, psichico e spirituale. Ed in effetti noi cerchiamo di rimanere costantemente in un equilibrio fondamentale, la cosiddetta omeostasi, l'omeostenosi. E questo equilibrio, il nostro equilibrio fondamentale, si basa proprio sul controllo centrale della volemia. Abbiamo tre equilibri fondamentali: l'equilibrio idroelettrolitico che abbiamo appena visto, equilibrio ionico, l'equilibrio osmolare, l'equilibrio acido-base. Quindi qualsiasi alterazione di una di essi che sembrano separati l'uno dall'altro si ripercuote inevitabilmente sull'altro e come vediamo l'elemento centrale è rappresentato dalla molemia. E ho portato anche in alto a destra una cosa a cui non ci pensiamo mai, ovvero quello che è il principio dell'elettroneutralità, perché questi equilibri non fanno altro che controllare questo e quindi le cellule di tutti i nostri organi ed apparati devono essere costantemente in un equilibrio elettroionico, altrimenti abbiamo delle complicanze serie e molto importanti. Abbiamo visto come l'acqua corporea rappresenta la maggior parte del nostro peso, quindi il 60%, ed è gender specifico, quindi l'uomo ha una maggiore quantità di acqua rispetto alla donna. Ogni osso organo ha una determinata concentrazione di acqua e abbiamo anche visto che con l'invecchiamento, a partire dal 100% di acqua nella vita intrauterina, quando diventiamo anziani, questa percentuale scende raggiungendo in genere il 50%. Ma da cosa è costituita la nostra acqua? Quindi da cosa è costituito il compartimento fluido del nostro corpo? Come vediamo abbiamo un'acqua corporea totale, quindi che in base a quella percentuale corrisponde a circa 42 litri, ed è distinta in questo modo. La maggior parte sono i fluidi intracellulari, quindi l'acqua contenuta all'interno della cellula, e poi abbiamo i fluidi extracellulari, circa 14 litri. Questi fluidi extracellulari sono costituiti da fluidi interstiziali, quindi l'acqua presente nell'interstizio che raggiunge 10 litri, poi abbiamo plasma e fluido transcellulare e come vedete questa piccola percentuale, quindi qua il 15% dell'acqua totale corporea rappresenta il volume ematico efficace, ovvero il volume ematico arterioso, quello presente nei nostri grossi vasi che viene in cui sono presenti anche recettori di volume che costantemente stimano il livello nostro di riempimento, quindi mandando segnali a tutti i livelli. Ed è proprio il volume ematico efficace che è importante, perché capiamo bene che quando abbiamo anche un aumento di volume ematico totale non vuol dire sempre che c'è un adeguato apporto di volume ematico efficace, che in realtà rappresenta la gittata cardiaca. Quindi in alcune condizioni dove c'è un sovraccarico venoso o nelle sedi periferiche, pensiamo all'ascite, pensiamo per esempio all'edema o alle sindromi nefrosiche, che cosa succede? Che aumenta la quota di fluidi interstiziali, il famoso terzo spazio, di cui tanto parlano, ma alcune volte i concetti fisiopatologici non sono molto conosciuti e questo fa la differenza nell'approccio proprio terapeutico. Questo perché? Perché il nostro... La nostra funzione fondamentale, la nostra omeostasi, si basa proprio sul controllo costante della molemia, che rappresenta la priorità assoluta. Ed è per questo che noi abbiamo in atto due sistemi fondamentali, due equilibri. Da una parte quello che è il controllo della sodiemia e quindi dell'osmolarità plasmatica, dall'altro il controllo della volemia efficace. Questi meccanismi sembrano distinti, ma sono estremamente interconnessi, ma molto diversi tra di loro. Quindi quando abbiamo un'alterazione prevalente
anche a livello dell'osmolarità e della sodiemia, vengono attivati circuiti, ormone antidiuretico, meccanismo della sete che porta una regolazione prevalentemente di acqua. Quando invece abbiamo disfunzione a livello della volemia efficace, ipoperfusione renale, attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, sistema simpatico, peptidi natriuretici adrialiche, che cosa fanno? Vanno a regolare la volemia efficace attraverso non più ritenzione solo di acqua, ma ritenzione di acqua e sodio. Stesso questi concetti perché fanno una grande differenza nell'approccio terapeutico. Però la situazione si complica perché con l'invecchiamento sappiamo tutti che avvengono i famosi age-related changes, la mia amata senescenza cellulare, anche in questo caso interviene fondamentalmente, quindi l'accumulo delle cellule senescenti vanno ad alterare tutti questi sistemi di equilibrio che, come al solito, essendo quelli più complessi, sono quelli che subiscono prima l'effetto dell'invecchiamento. Quindi alterazione a livello renale, alterazione a livello del sistema nervoso centrale, meccanismo della sete, così come la vasodilatazione, che se poi ci agiamo ad aggiungere tutte le altre complessità del paziente geriatrico, quindi la policomorbilità, la plurifarmacoterapia, capiamo bene come questo sistema di equilibrio così perfetto in età giovanile, in età neonatale, diventa veramente precario con l'invecchiamento. Ed è anche vero che tra una ipovolemia ed una ipervolemia la finestra terapeutica è molto piccola e sia l'ipovolemia che l'ipervolemia sono legati ad alto rischio di complicanze, quindi sono due elementi essenziali che devono essere costantemente identificati e corretti, ma la finestra, come vi dicevo, è molto piccola e la terapia deve essere estremamente ragionata. Io, più che parlare di ipovolemia o di ipervolemia, preferisco utilizzare i termini anglosassoni: underload ed overload, e adesso andremo a vedere il perché. Il perché è molto semplice: se noi andiamo a vedere l'underload, in realtà non si parla solo di ipovolemia, quindi depressione del volume ematico efficace, ma abbiamo la disidratazione da una parte e l'ipovolemia dall'altra, quindi che costituiscono appunto l'underload. La disidratazione è caratterizzata da una perdita esclusiva di acqua, quindi questo porta ad una iperosmolarità, una ipertonicità plasmatica, e vengono attivati quei meccanismi che praticamente attraverso l'acqua vanno a regolare il sistema. Se invece una depressione di volume ematico efficace, come in caso di ipovolemia, il mio deficit non è solo di acqua, ma di sale e di acqua. E quindi vengono attivati tutti quei meccanismi ancora più complessi, quindi sistema renina-angiotensina-aldosterone, peptide natriuretico atriale, le norepinefine, quindi sistema autonomiche, che mettono in atto tutti quei meccanismi di correzione affinché la gittata venga assicurata. A volte non avviene sempre nel modo adeguato, ecco, quando si forma per esempio il terzo spazio. E quindi in questo caso che cosa succede? Il nostro organismo tende a riassorbire sia acqua che sodio. Ed ecco che quindi in queste condizioni di underload, ipovolemia, ipotensione, disidratazione vengono utilizzati come un qualcosa di molto simile, quindi a volte ognuno utilizza il termine che gli sembra più opportuno, ma in realtà non è assolutamente la stessa cosa. E noi abbiamo anche delle indicazioni sia cliniche che biochimiche che con un po' di attenzione ci fanno ben differenziare quella che è una depressione di volume, quindi l'ipovolemia, rispetto ad una disidratazione, l'ipertonicità. Se noi andiamo a vedere la storia del paziente, un paziente in questa condizione, quindi di perdita di acqua prevalente e disidratato, che cosa? È confuso, alterazione dello stato mentale, ha grande sete, è estremamente asciutto, quindi a livello della cute, delle mucose, oligurico, ipernatriemico, iperosmolaremico, quindi alta elevata quantità di osmolarità sia plasmatica che urinaria. E quindi l'approccio terapeutico, se ragionato fluido, deve far prevalere l'indicazione ad introdurre acqua in quell'organismo, acqua libera. Se invece abbiamo una ipovolemia, quindi depressione di volume ematico efficace prevalente, vedete come le caratteristiche cliniche sono diverse. Magari il paziente non ha sete, il più delle volte non è confuso, non viene un'alterazione dello stato mentale, ma che cosa? Alti livelli di azotemia, la diminuzione dell'escrezione urinaria del sodio, quindi così come aspetti clinici del disidratato vengono persi, quindi non è asciutto e non ha quindi manifestazioni di disidratazione. In questo caso anche la fluidoterapia è l'indicazione di prima scelta, però differentemente dalla disidratazione questa volta io devo dare non solo acqua, ma devo dare anche sodio, e un'altra differenza è la velocità. Quindi in un caso di depressione di volume io devo essere molto rapido nella terapia, invece nel caso dell'ipertonicità devo andare molto, ma molto piano.
Andiamo a vedere invece l'altro lato, quello dell'overload. Ancora una volta, anche nell'overload le condizioni non sono poi tutte così simili. Io non voglio parlare dell'ascite, dell'ipertensione portale, mi voglio soffermare su quello che vediamo tutti i giorni, ovvero il paziente con scompenso cardiaco, un paziente con ridotto output cardiaco, quindi gittata cardiaca per qualsiasi motivo. E ne abbiamo tante, dalla cardiopatia ipertensiva, cardiopatia ischemica, eccetera. Che cosa succede? Questa riduzione della gittata, quindi la volemia efficace, arriva a livello renale che diventa ipoperfuso, attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, ritenzione di acqua e di sodio, che però che cosa fa questa acqua e sodio? Va ad espandere il volume interstiziale, proprio perché la gittata tende ad essere inefficace, quindi questo porta ad una mobilizzazione di acqua a livello venoso che, come abbiamo detto, porta ad un incremento del volume ematico totale, ma il volume ematico efficace resta sempre lo stesso e quindi il circolo vizioso si ripercuote costantemente. Quindi qui iniziamo a pensare che abbiamo una problematica sia di acqua che di sali, quindi che di sodio. Ed ecco quello che accade schematizzando in questo modo. Quindi se i liquidi extracellulari sono gli stessi, quello che aumenta fondamentalmente la ritenzione sia di acqua che di sodio a livello interstiziale e a livello venoso, piuttosto che del volume ematico efficace. Questa è proprio la condizione del classico overload, quindi la congestione in overload del paziente con insufficienza cardiaca cronica che tende alla riacutizzazione. E ancora una volta l'ipervolemia, questo overload, non è tutto uguale, quindi un paziente con scompenso cardiaco può avere diversi tipi di ipervolemia, perché da una parte possiamo avere un'espansione sia di volume ematico efficace, quindi di volume plasmatico, ma anche di aumento del volume interstiziale in toto e quindi la condizione per esempio di anemia diluizionale, ma possiamo avere anche la condizione in cui il volume ematico che si espande compensatoriamente ad una situazione di anemia vera, quindi di riduzione della massa cellulare plasmatica, oppure abbiamo la condizione in cui abbiamo sia un aumento del volume plasmatico sia l'aumento della punta dei rossi, quindi la policitemia. Ed ecco che l'approccio terapeutico diventa diverso, quindi chi ha necessità di essere trasfuso, chi necessita più diuretico, ultrafiltrazione e così via. E come abbiamo detto, quindi questo equilibrio che va dall'overload all'underload è estremamente complesso, quindi si fa anche fatica a mantenere questa omeostasi nel giovane, quindi figuriamoci che cosa succede nell'anziano. Ed ecco che la nostra domanda che più delle volte ci facciamo dinanzi al paziente, non riusciamo veramente a capire, ma sto paziente è pieno o è vuoto, quindi cosa devo fare? Alla fine, da un punto di vista sia clinico che laboratoristico, nel corso degli anni sono stati messi a punto diversi indicatori di volemia, quindi di composizione di acqua corporea, quelli clinici, quindi per esempio la pressione arteriosa sistolica, il tempo di refill capillare, la frequenza cardiaca, lo stato cutaneo, il colore delle urine, marcatori biochimici, rapporto azotemia-creatinina, il livello di sodio, l'osmolarità plasmatica calcolata, albumino, cloro insieme ai peptidi natriuretici ci danno un buon indicatore di stato volemico, oppure la bioimpedenziometria, quindi uno strumento che ci permette di andare a calcolare quella che è l'acqua totale corporea, l'acqua extracellulare, quindi fa una stima dell'acqua totale corporea e della componente extracellulare. Però sappiamo bene come ognuno di questi nel nostro paziente anziano e grande anziano non possono aiutarci nella diagnosi, quindi per esempio il rapporto azotemia-creatinina non è affidabile perché magari quel paziente ha anche un'insufficienza renale, un paziente che sanguina, l'assessment fisico, quante volte i segni sono veramente misconosciuti nella tipia del paziente geriatrico, la bioimpedenziometria che perde assolutamente senso nel paziente sarcopenico o in condizioni di rapido cambiamento dello stato di idratazione, peso corporeo per esempio, così come altri indicatori. Quello che resta più affidabile è l'osmolarità, anche se l'osmolarità diventa più difficile da calcolare, però abbiamo visto come gli studi clinici si supportano in questo, perché attraverso degli studi, da cui ho portato questo, in cui sono state arruolate 5 coorti, all'interno del quale 595 pazienti screenati e sono state messe a confronto diverse formule di osmolarità plasmatica, si è vista che questa, che è quella che utilizziamo nella nostra pratica clinica, quindi 2 per il sodio più potassio, glucosio diviso 18 più azoto diviso 2,8, ci dà i livelli di osmolarità
osmolarità plasmatica molto simile all'osmolarità, e sappiamo anche che un numero preciso, circa 295, per ricordarcelo facilmente, il 300, se sopra o se sotto, è un altro indicatore di paziente disidratato, di paziente in overload. Non a caso utilizzo disidratato, quindi proprio perché l'ipovolemia a volte non è così semplice da individuare. Però noi siamo giovani, siamo appassionati della tecnologia e quindi in un mondo di medicina 2.0, proprio nella complessità di questa identificazione del nostro paziente, siamo dovuti andare a cercare un qualcosa che potesse essere di più rapida diagnosi, perché non solo siamo giovani, ma vogliamo rapidamente anche le risposte. Ed ecco che è nato il quinto pilastro della semiotica, quindi dopo l'ispezione, la palpazione, la percussione e l'ascoltazione, finalmente è arrivata l'insonazione. Insonazione che ci permette non solo di ascoltare il suono, ma anche di vederlo, che però deve essere fatto in mani esperti. Quindi, oltre ai marcatori fino ad oggi identificati, ecco che prende il via quello dell'ultrasonografia. Quante volte sentiamo parlare della vena cava inferiore, diametro in espirazione, ispirazione, la aorta, l'indice cava aortico, l'indice di collassabilità. Effettivamente l'utilizzo della vena cava inferiore a supporto della valutazione dello stato volemico nel paziente anziano ha portato inizialmente un grande entusiasmo. Ricordiamo che questa metodica veniva utilizzata soprattutto nelle dialisi oppure anche in terapia intensiva neonatale, e quindi la visualizzazione diretta della vena cava inferiore in qualche modo ci può dare la stima dello stato volemico, e da qui che sono iniziati i problemi. Pensate che c'è stato uno studio in cui è stato fatto fare a diversi specializzandi la misurazione della vena cava inferiore, ognuno ha trovato il suo parametro, il suo numero. Sappiamo che la modalità migliore per rilevarlo è l'M-MOD, quindi un modello bidimensionale che però deve essere fatto in una proiezione subxifoidale a 2 cm dall'ingresso in aorta, quindi questa, diciamo, è la proiezione migliore, una più oggettiva e omogenea di valorizzazione della vena cava inferiore. Adesso stanno venendo fuori altri lavori, tra cui questo più recente del 2020, che addirittura vanno a mettere a punto un indice per valutare l'indice di pulsatilità della vena cava inferiore, una sorta di valutazione tridimensionale dove all'interno viene considerato anche il Doppler e il diametro venoso. Ma se all'inizio del 2010 c'era tutto questo entusiasmo, sento un microfono acceso, c'era tutto questo... Non so se mi sentite, sento un microfono acceso. Tranquilla Virginia, ti sentiamo bene. Quindi se all'inizio degli anni 2000, quindi nel 2010, c'era questo grande entusiasmo, abbiamo avuto una serie di meta-analisi che dicevano ok, il diametro della vena cava inferiore può essere suggestivo dello stato ipovolemico del paziente rispetto a quello ipovolemico, tutti gli studi che sono venuti fuori dopo, quindi a partire dal 2010 in poi, in realtà hanno dimostrato come la valutazione della vena cava inferiore, più che per una valutazione dello stato ipovolemico, poteva essere interessante nella fluid responsiveness, quindi nella resuscitazione, quindi quando io devo riempire il paziente, per esempio, negli stati di shock e di ipovolemia. Questo perché? Perché c'è grande scetticismo intorno all'utilizzo di quest'indice della vena cava inferiore, perché ci sono veramente tanti limiti, errori nella misurazione, l'aumento della pressione intraaddominale, pensiamo al paziente ventilato, il paziente dispnoico, disfunzione ventricolare destra e cuore destro, così come la forte dipendenza dalla respirazione, quindi un paziente dispnoico mi può dare una falsa impressione di essere vuoto rispetto invece a un paziente apnoico e ventilato, quindi per aumento della pressione intraaddominale perdo completamente il senso della misurazione. E tant'è vero che ci sono state delle meta-analisi più recenti, tra cui questa del 2018, dove sono stati confrontati circa 20 studi, è stato dimostrato come l'indice della vena cava inferiore, quindi il diametro, non sembra essere un metodo realizzabile ed affidabile per predire addirittura anche la fluid responsiveness, quindi la fluid resuscitazione. Tant'è vero che poi ci sono stati una serie di editoriali, tra cui vi riporto questo, come viene detto che appunto è una metodica semplice, anche divertente da fare a letto dell'ammalato, se mi passate questo termine, che però tuttavia non ci aiuta nell'identificazione del paziente in overload rispetto a quello in underload, e quindi bisogna andare
stare molto cauti. E ancora abbiamo questo articolo che purtroppo è ancora in proof e quindi non sono riuscita a scaricare, in cui è stata fatta una meta-analisi di 8 studi e ancora una volta è stato ribadito che il diametro della vena cava inferiore, il rapporto espirazione-espirazione non deve essere utilizzato isolatamente come a questo scopo, quindi per discriminare un paziente in overload o underload. Poi, diciamo, la ricerca è andata avanti, ci siamo appassionati tanto all'ultrasonografia, al quinto pilastro della semiotica, ed ecco che viene fuori la point of care ultrasound, la famosa POCUS. La POCUS è diversa rispetto alla sola valutazione della vena cava inferiore, perché cerca in meno di 2 minuti di andare ad identificare tutti quei parametri, non solo venosi, ma anche polmonari, cardiaci, del circolo venoso, che messi tutti insieme ci possono dare una maggiore indicazione se il paziente è in overload ed underload. Questo giusto per farvi vedere come la semplicità e attraverso diverse proiezioni, ma soprattutto xifoidea e laterali, come io, se io vado a vedere l'ecografia polmonare, quindi queste sono linee A fisiologiche, la presenza di linee B sono suggestive di overload, così come la presenza di un addensamento polmonare ma di un versamento plerico suggestive di overload. Attraverso le proiezioni cardiache riesco a vedere lo spessore del pericardio, quindi se c'è fluido a livello pericardico, riesco a vedere il diametro del ventricolo sinistro, il famoso segno del Kissing, quindi il paziente vuoto, il ventricolo collassa completamente, la pletora cavale, che quindi quando il paziente ipotizziamo che sia in overload o quando è inesistente in underload. Ancora con la POCUS andiamo a mettere insieme anche tutti i dati che riguardano il circolo venoso, quindi non solo della vena cava inferiore ma anche della vena epatica, il sistema portale e è ancora più importante quella che è la perfusione, quindi renale, quindi sia venosa che arteriosa. Quindi attraverso degli score, attraverso indici appunto di Doppler e delle fasi diastoliche e sistoliche, in base al diametro, in base al possiamo mettere insieme questi dati e quindi distinguere il paziente underload rispetto a quello overload. Però qual è il messaggio che voglio lasciare? Che comunque non dobbiamo dimenticare, sappiamo bene come la geriatria rappresenta appunto la medicina della complessità e come l'equilibrio omeostatico e l'omeostenesi del paziente anziano è veramente precario, quindi basta un attimo affinché tutte queste belle cose che ci siamo dette magari o non le identifichiamo o vengono aggravate da altre condizioni, come abbiamo detto prima, come la polifarmacoterapia, diverse patologie croniche insieme, pensate anche solo l'insufficienza renale, il deterioramento cognitivo e magari una patologia respiratoria polmonare, quindi quando tutti quei sistemi saltano completamente, quindi un attimo che il paziente va incontro a quello che è l'evento avverso. Ma voglio anche concludere con il messaggio che forse dobbiamo tornare nuovamente indietro per effettuare un futuro migliore. C'è il medico purtroppo che si è allontanato sempre di più dal letto dell'ammalato e vuole delle risposte rapide. Io vi riporto la stessa immagine ma del medico che ragiona sull'ammalato, quindi mette insieme tutti i dati, la storia clinica, l'esame fisico, l'esame obiettivo, i test di laboratorio che ad oggi sembrano quelli più affidabili, piuttosto che utilizzare un unico segno che molto spesso si vede nelle nostre corsie, quindi basarsi magari su un diametro della cava per stabilire questo paziente pieno o è vuoto. Dietro c'è tutta un'altra complessità. E quindi vi lascio con questo pensiero che l'acqua è l'inizio e la fine di tutte le cose, ogni cosa viene fuori dall'acqua e si risolve nell'acqua. Ringrazio tutti e ringrazio la collega specializzanda Francesca Mancinetti che mi ha aiutato nella stesura di questa presentazione. Molto spesso argomentiamo insieme questo equilibrio precario. E con questo vi ringrazio. Grazie mille di cuore veramente Virginia per la splendida presentazione, veramente molto chiara e molto bella, anche molto colorata, mi permetto di dire. Ecco, passo diciamo alla prossima presentazione che è del dottor Enrico Brunetti che lavora appunto a Torino, che ci presenterà disordine del sodio, quale terapia. Grazie Enrico. Buonasera a tutti, grazie Nicola, condivido lo schermo. Allora, questa sera io vi devo parlare dei disordini del sodio e della terapia, però per comprendere a fondo il trattamento dei disturbi del sodio è importante comprenderne la genesi, quindi io alternerò ovviamente diagnosi e trattamento. Abbiamo visto che l'equilibrio del sodio dipende direttamente dalla capacità dell'organismo di secernere delle urine più o meno concentrate.
e i disturbi del sodio derivano di fatto da alterazioni del bilancio dell'acqua libera in eccesso o in difetto. L'iponatriemia, che è definita come una concentrazione plasmatica di sodio inferiore a 135 milliequivalenti litro, è una disionia frequentissima. La disionia più frequente interessa circa un paziente ogni 4 degli anziani che affollano i nostri reparti ospedalieri. L'iponatriemia deriva solitamente da una deregolata riassorbimento di acqua libera molto più spesso rispetto a cause più rare quali ridotto introito di sali o esagerata introduzione di acqua libera come si verifica nel caso della polidipsia psicogena o in caso di diete estremamente povere di nutrienti che comunque non sono così rare da vedere in alcuni pazienti anziani. La gravità dell'iponatremia dipende sia dall'entità del problema, ma soprattutto dalla rapidità con cui il problema insorge. Questo perché esistono tutta una serie di meccanismi di compenso acuto e cronico della iponatremia a livello cerebrale che, se vengono soverchiati nelle fasi acute, portano ad edema cerebrale con comparsa di sintomi che vanno dalla cefalea, alla nausea, alla confusione, fino al coma e all'insufficienza respiratoria di tipo 1 o tipo 2. Però è importante ricordarsi da geriatri che l'iponatremia, anche nelle fasi croniche e lievi, è associata a una serie di sfumati deficit cognitivi, disturbi dell'attenzione, disturbi della marcia, che nel paziente anziano possono sottendere un esito clinico negativo, cioè cadute a terra e fratture, ulteriormente favorite dalla riduzione della massa minerale ossea associata all'iposodiemia. Vedremo poi i rischi della correzione troppo rapida dell'iposodiemia che ha già accennato, come ha già accennato Virginia. Le linee guida cosa ci dicono? Nel caso dell'iponatremia grave, quindi del paziente in coma o con insufficienza respiratoria, bisogna agire rapidamente con dei boli ripetuti di 150 ml di soluzione ipertonica salina al 3% da ripetere nel tempo con l'obiettivo di portare il paziente o a un miglioramento clinico o almeno a un aumento della natriemia di 5 milliequivalenti litro. Se il paziente risponde bene, dobbiamo rallentare e interrompere la somministrazione della soluzione ipertonica andando a instaurare una terapia specifica, quindi a instaurare una terapia della causa dell'iponatremia. Dobbiamo rallentare la somministrazione di soluzioni ipertoniche perché la correzione non deve superare i 10 milliequivalenti litro nelle prime 24 ore e in totale i 18 milliequivalenti litro nelle prime 48 ore. In caso di una mancata risposta alla dose di attacco, continuiamo in maniera però molto più cauta con ripetuti controlli della sodiemia nel tempo, ma dobbiamo iniziare comunque a porci il problema di capire la causa dell'iponatriemia, perché il nostro trattamento non sta sortendo l'effetto sperato. Nelle forme moderate, quindi quelle con cefalea, vomito, eccetera, l'approccio è leggermente più gentile, quindi con una singola dose di soluzione ipertonica endovena. Mentre nelle forme croniche senza sintomi neurologici ci teniamo il flaconcino dell'ipertonica nella tasca del camice perché non è indicata il trattamento del singolo esame di laboratorio, quanto più bisogna porsi il problema di capire qual è il problema del paziente. Nell'epoca di internet, up to date ci fornisce quello che definisce un approccio pratico all'iponatremia. Vedete qui una tabella, diciamo, di non facile lettura, quindi cerchiamo un pochettino di capirci qualcosa insieme. Innanzitutto dobbiamo confermare il dato, perché sappiamo che gli errori sono sempre dietro l'angolo, quindi dobbiamo confermare il fatto che il prelievo non sia stato effettuato dall'arto stesso in cui è in corso un'infusione di una terapia ipotonica. Dobbiamo poi escludere le cause di pseudo-iponatremia, come già accennava la dottoressa Calicazzaros, delle alterazioni degli artefatti di laboratorio dovuti a condizioni di estrema iperlipemia o in presenza di gammopatie monoclonali che portano a una natremia falsamente ridotta. Ricordo come la natremia calcolata col POCT, quindi l'emogas analisi, non risente di questa problematica.
Dobbiamo poi escludere le cause di iponatremia ipertonica, quindi quelle da aumentata presenza di soluti, in particolare da iperglicemia, da somministrazione di mannitolo o immunoglobuline endovena che appunto portano a una riduzione dell'anatremia e in seguito a interventi chirurgici quali la TURP e l'isteroscopia. Una volta escluse queste cause, che sono quelle più rapidamente gestibili, o non devono essere gestite nemmeno, dobbiamo andare a capire invece la causa dell'iponatremia. Per fare questo dobbiamo raccogliere tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, quindi l'anamnesi, in particolare l'anamnesi farmacologica, gli esami di primo livello e l'esame obiettivo, e dobbiamo raccogliere nuove informazioni, in particolare l'esame delle urine, come ci accennava la collega nefrologa, per andare a misurare l'osmolarità urinaria e la natriuria, oltre a calcolare l'osmolarità plasmatica. Per capire la causa dell'iponatremia è fondamentale la valutazione dello stato di riempimento volemico, quindi ci aiuteranno tutte le considerazioni che ha fatto Virginia poco fa. Nel caso di iponatremia ipovolemica si ha una iperattivazione, un'attivazione dell'ormone antidiuretico, per cui si ha un riassorbimento di acqua libera e quindi una riduzione del sodio proporzionalmente minore rispetto alla proporzionalmente maggiore rispetto alla riduzione dell'acqua libera. La natriuria ci guiderà poi alla ricerca della causa della perdita di acqua libera. Una natriuria ridotta, quindi sotto a 20 milliequivalenti, ci indirizza verso perdite extrarenali, quindi diarrea, il terzo spazio, la pancreatite, la sudorazione profusa, l'occlusione intestinale. In questo caso si ha una pronta risposta alla terapia reidratante che può essere effettuata sia per bocca che in vena, ovviamente in base allo stato del paziente, perché la reidratazione porta a una riduzione dei livelli circolanti di ormone antidiuretico e a una pronta escrezione di acqua libera. Quando invece la natriuria è estremamente aumentata o è aumentata comunque superiore a 20, si è di fronte a delle perdite renali di sodio e acqua libera, in primis da diuretici. I tiazidici sono i principali responsabili perché inducono polidipsia e perdita di acqua libera, ma non inibiscono il meccanismo di concentrazione delle urine, quindi portano alla perdita di urine poco concentrate, ma anche alle fasi poliuriche delle patologie renali, la nefrite interstiziale acuta, la fase di recupero dopo una necrosi tubulare acuta e soprattutto la poliuria post-ostruttiva che vediamo spesso nei pazienti ricoverati con globo vescicale, in cui mettiamo un catetere vescicale e nelle ore successive alla evacuazione del globo vescicale inizia una fase poliurica che può essere potenzialmente pericolosa per il paziente. Merita poi di essere ricordata la Cerebral Soul Wasting Syndrome, che è una condizione rara associata a patologie intracraniche come traumi, emorragie e infezioni, che deve essere differenziata dalla sindrome dell'inappropriata antidiuresi, che può essere dovuta alle stesse cause, perché risponde in maniera marcata alla reidratazione, mentre la sindrome dell'inappropriata antidiuresi richiede restrizione idrica, quindi la diagnosi differenziale è particolarmente importante. Le linee guida ci dicono di riempire il paziente con iponatremia ipovolemica, ma quanto? Queste formule ci possono aiutare. Il calcolo del deficit di sodio è molto di moda, ma poco pratico, mentre la seconda formula è, a mio avviso, più utile perché ci permette di stimare il cambiamento dell'anatremia del paziente che sarà indotto dall'infusione di un litro di una determinata soluzione di cristalloidi nel paziente, sapendone la sodiemia e stimandone l'acqua corporea totale. Ricordiamo che la fisiologica contiene 154 milliequivalenti di sodio per litro, mentre le soluzioni bilanciate, quindi i Ringer e la soluzione idroelettrolitica, contengono 330 e 140 milliequivalenti litro di sodio. Nell'iponatremia ipervolemica, invece, l'eccesso di sodio è mascherato da un aumento sproporzionato nell'acqua libera corporea. Nelle forme secondarie a patologia renale, quindi insufficienza renale acuta o cronica, la natriuria è aumentata e soprattutto la volemia efficace è aumentata.
mentre nelle forme più frequentemente viste nel paziente anziano, quindi la cirrosi, lo scompenso cardiaco, la sindrome nefrosica, si ha una volemia efficace ridotta, sia il famoso shift dei liquidi nel terzo spazio di cui ci parlava la dottoressa Boccardi, con una iperattivazione sia del sistema renino-angiotensina-aldosterone che della secrezione di ormone antidiuretico, con un'altissima avidità del corpo per il sodio e quindi una natriuria particolarmente ridotta. Vi ricordo che la terapia diuretica, se effettuata prima del prelievo del campione delle urine, potrebbe mascherare queste considerazioni. E soprattutto vi ricordo che in questo caso, in questo tipo di iponatremia, non è indicata la supplementazione con soluzioni contenenti sodio, ma anzi è indicata la restrizione idrica e in alcuni casi anche la restrizione dell'introito di sodio associata all'utilizzo di diuretici dell'ANSA o spironolattone nel caso della cirrosi con ascite. L'iponatremia euvolemica è quasi sempre dovuta a una sindrome da inappropriata antidiuresi, quella che una volta veniva chiamata sindrome da inappropriata secrezione di ADH, in cui il paziente ha un aumento dell'acqua corporea totale, quindi dell'acqua libera, con una sodiemia sostanzialmente stabile. In realtà questi pazienti sono considerati euvolemici, ma in realtà sono subclinicamente espansi. Il trattamento di queste condizioni si basa sulla restrizione idrica, ma di fatto non può prescindere dalla rimozione o dal trattamento delle cause sottostanti. Le cause sottostanti a una sindrome da inappropriata antidiuresi sono infinite. Nel paziente anziano ricordo le più frequenti, che sono le neoplasie, in particolare il microcitoma polmonare e le neoplasie intracraniche, le infezioni polmonari, in particolare l'infezione da legionella e la tubercolosi, le emorragie intracraniche, ma soprattutto i farmaci. Sapete, da geriatri siamo fissati con i farmaci, in questo caso sembra un prontuario farmaceutico del geriatra. Vediamo antidepressivi, antiepilettici come la carbamazepina, come la carbamazepina, la morfina, gli antipsicotici, i FANS, gli inibitori di pompa protonica, l'amiodarone, quindi farmaci molto di utilizzo molto frequente nel paziente anziano. Ovviamente in questo caso la sospensione del farmaco o la riduzione delle dosi può aiutare, anzi è il trattamento di scelta nella gestione della sindrome dell'inappropriata antidiuresi. Restrizione idrica, sì, ma quanto? Ci può guidare questo calcolo del rapporto elettroliti urinari elettroliti plasmatici, dato sostanzialmente dalla natriuria e dalla potassiuria fratto la natriemia. Se il rapporto si aggira attorno a 1 o è superiore a 1, dobbiamo essere molto stringenti, quindi dobbiamo dire al paziente di bere meno di mezzo litro, 700 millilitri di acqua al giorno, mentre se il valore è al di sotto di 1, possiamo essere un po' più liberali, al di sotto di un litro al giorno. Il problema è che i pazienti con sindrome da inappropriata antidiuresi hanno una sete boia e quindi è difficilissimo garantire un'aderenza nel lungo periodo a questo tipo di trattamento. Strategie alternative possono essere aumentare l'apporto di soluti al rene, che garantisce una maggiore escrezione di acqua libera da parte del rene. Questi soluti possono essere o sodio cloruro in compresse oppure urea. Il problema dell'urea è che ha un gusto terribile, ma stanno entrando in commercio dei preparati più gradevoli, oppure può essere richiesta la preparazione galenica qui in Italia. Nonostante le linee guida europee sconsiglino l'utilizzo dei vaptani nel trattamento della sindrome da inappropriata antidiuresi, l'EMA ha approvato il tolvaptan orale per il trattamento della sindrome da inappropriata antidiuresi lieve o moderata, quindi senza sintomi neurologici importanti. Questa terapia è considerata una terapia di seconda linea dalle linee guida statunitensi. Il tolvaptan rapidamente è un inibitore del recettore B2 per l'arginina vasopressina, quindi per l'ormone antidiuretico a livello delle cellule principali del dotto collettore, che impedisce l'espressione dell'acquaporina sulla membrana e quindi inibisce il riassorbimento di acqua libera a livello del dotto collettore. È stata dimostrata l'efficacia nell'aumentare i livelli di sodiemia in questi pazienti, ma non nella riduzione della mortalità. Questo, associato al fatto che
sono stati riportati casi di ipercorrezione della sodiemia e al fatto che l'epatotossicità non consente un trattamento in cronico, rendono il tolvaptan una terapia di seconda scelta. Inoltre, ricordiamo come l'inizio di questo trattamento deve essere effettuato in regime di ricovero ospedaliero con valutazione della sodiemia ogni 6 ore nelle prime fasi e soprattutto una liberalizzazione dell'accesso all'acqua per evitare il rischio di danno renale acuto. Ma perché dobbiamo stare così attenti alla ipercorrezione della sodiemia? Perché come abbiamo visto, i meccanismi di compenso cerebrali sono lenti ad instaurarsi e altrettanto lenti a ritornare a un valore di normalità. Questo può portare a uno stress del reticolo endoplasmatico con induzione di autofagia e apoptosi degli oligodendrociti. Questo avviene prevalentemente a livello del ponte, con questo sintomo particolarmente insomma, suggestivo che è detto della faccia del maialino, in cui il ponte ha questa forma che sembra il grugno del maiale e il resto delle circonvoluzioni cerebrali e cerebellari formano la faccia del maiale. È un segno particolarmente brutto perché il paziente può andare incontro a una quadriparesi fino alla Locked-in syndrome irreversibile. Cosa dobbiamo fare? Se troviamo una ipercorrezione della sodiemia, le linee guida ci dicono di fare dietro front, cioè di somministrare soluzioni ipotoniche in vena allo scopo di ridurre nuovamente la sodiemia. Questo si è visto preverrebbe in parte la mielinolisi pontina centrale. Abbiamo visto i disturbi da eccesso relativo di acqua libera, quindi l'iponatremia. Ora vediamo brevemente anche i disturbi da difetto relativo di acqua libera corporea, quindi le ipernatremie. L'ipernatremia è definita come una sodiemia superiore a 145 milliequivalenti litro, una condizione meno frequente dell'iposodiemia che abbiamo visto è frequentissima nei pazienti anziani ospedalizzati, ma è una patologia ad elevata mortalità, raggiunge circa il 40-60% dei pazienti anziani ricoverati, in particolare se sono pazienti che non hanno un libero accesso all'acqua, quindi pazienti anziani con dipendenza funzionale, deficit cognitivo, delirium. Quasi sempre deriva da una perdita di acqua, quindi da ipovolemia, rare le cause da eccessivo introito di sodio, come vedremo. Anche in questo caso la gravità è determinata dall'entità del problema e dalla rapidità di insorgenza dello stesso. A livello cerebrale, oltre ai sintomi neurologici, quindi all'irritabilità, alla confusione, alle convulsioni, si possono avere emorragie intracraniche, più frequenti nei pazienti pediatrici, e rabdomiolisi, oltre a tutta una serie di segni e di effetti dovuti al bassi valori di volemia efficace, quindi danno renale acuto, fegato da stasi. La correzione troppo veloce della ipernatremia può portare ad edema cerebrale e convulsioni, come vedremo. Fortunatamente per mio e vostro sollievo, la ipernatremia e l'approccio alla diagnosi del trattamento delle ipernatremie è più semplice di quello delle iponatremie. Come sempre dobbiamo confermare il dato, perché il paziente potrebbe aver effettuato il prelievo dallo stesso arto in cui è in corso una terapia salina o una terapia ipertonica, in particolare la nutrizione parenterale totale. Dobbiamo usare tutte le informazioni a disposizione concentrandoci su fattori di rischio come valutazione dello stato di riempimento volemico, come ci ha insegnato Virginia, i segni di infezione, la febbre, ma soprattutto una valutazione della capacità di accesso all'acqua del paziente, quindi la sua autonomia funzionale. Ricordiamo gli stati di delirium, in particolare quello ipocinetico che può sfuggire a un occhio un pochino disattento e che può impedire l'assunzione di liquidi per bocca del paziente. Raccogliamo nuove informazioni, quindi il solito esame delle urine, ma anche effettuiamo un bilancio idrico degli input e degli output particolarmente attento e valutiamo la diuresi per vedere se si è in una condizione di poliuria. Anche in questo caso la valutazione della volemia è centrale nella diagnosi differenziale delle ipernatremie. Nell'ipernatremia ipervolemica di solito si ha un aumento del sodio sproporzionato rispetto all'aumento dell'acqua ed è una condizione relativamente rara dovuta solitamente a un eccesso di terapia, quindi iatrogena, da soluzioni saline ipertoniche, infusione di bicarbonati, infusione di nutrizioni artificiali, esecuzione di clisteri ipertonici.
Nelle forme invece renali si può avere un riassorbimento renale di sodio aumentato nelle condizioni di iperaldosteronismo primitivo e di sindrome di Cushing. Il trattamento si basa sull'idratazione associata solitamente alla somministrazione di diuretici dell'ANSA. Le forme invece ipo o euvolemiche sono dovute ad una riduzione sproporzionata di una perdita di acqua libera rispetto al sodio, quindi a un'alta osmolarità urinaria nei casi di perdite extrarenali, quindi con emissione di poche urine estremamente concentrate. Questo possono derivare da condizioni frequenti nell'anziano, quali febbre protratta, l'esposizione a calore, la diarrea osmotica, le gastroenteriti virali. In questo caso il trattamento prevede un'infusione di soluzioni ipotoniche associata ovviamente al trattamento della causa sottostante. Altre cause di ipernatremia ipovolemica possono essere invece associate all'emissione di urine più diluite. In una condizione con osmolarità urinaria tra 300 e 600, quindi un'osmolarità urinaria intermedia, sono dovute di solito a terapia diuretica o a diuresi osmotica, quindi in condizioni di diabete scompensato, somministrazione di mannitolo. Mentre condizioni con emissione di enormi quantità di urina a bassissima osmolarità, quindi inferiore a 300 milliosmoli chilo, sono associate al diabete insipido, distinto in centrale da deficit di secrezione di ormone antidiuretico responsivo alla somministrazione di desmopressina, e diabete insipido nefrogenico, quindi da resistenza periferica all'ormone antidiuretico, che può essere secondaria a farmaci, quali il litio, oppure a condizioni frequenti che possono essere presenti nell'anziano come l'ipercalcemia ed ipocaliemia, correggibili, con emissione appunto di enormi quantità di urine poco concentrate. Il trattamento si basa sull'idratazione, quindi soluzioni ipotoniche o isotoniche, associate nel diabete insipido centrale alla desmopressina e nel nefrogenico all'utilizzo dei tiazidici, oltre alla rimozione delle eventuali cause. Anche in questo caso, terapia con soluzioni ipotoniche, ma quanta? La formula è esattamente la stessa, ci permette di stimare con l'infusione di un litro di un determinato cristalloide quanto varierà la sodiemia del nostro paziente. Vi ricordo che l'ipotonica contiene 77 milliequivalenti litro di sodio, la soluzione glucosata non ne contiene, quindi è in grado di correggere in maniera molto più rapida la ipernatremia. Ricordo inoltre che nell'ipernatremia è indicata anche la somministrazione di acqua libera tramite l'assunzione per bocca o tramite la somministrazione con sondino nasogastrico. La correzione dell'ipernatremia deve essere lenta, è un po' meno stringente l'indicazione rispetto alla correzione dell'iponatremia, comunque al di sotto di solito di 10-12 milliequivalenti litro nelle prime 24 ore o si dice anche 0,5 milliequivalenti litro ora nelle ipernatremie croniche, 1 milliequivalente litro ora nelle ipernatremie acute. Concludo la presentazione con questa citazione di Claude Bernard, il padre del concetto del milieu antérieur, che è stato il primo a capire che la vita dipendeva da una costante interazione, una risposta e controrisposta dell'organismo allo stato dell'ambiente esterno e anche a condizioni di vita estreme, come ci ricordano queste fotografie del deserto di Atacama fiorito e di quest'albero che cresce su un'isola in mezzo al Mar Morto, quindi in condizioni di estrema ipo o ipersalinità. Grazie per l'attenzione. Grazie mille veramente Enrico per l'ottima presentazione riguardo veramente questo importante argomento che è il sodio. Ecco, procediamo ovviamente oltre, visto che sono già le 6:20 di sera. Ecco, l'ultima presentazione quindi sarà disordine del potassio, la farà il dottor Filippo Uccella, che lavora appunto a San Giovanni Rotondo come nefrologo. Grazie, dottor Uccella. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Inizio a condividere lo schermo. Vediamo se. Vedete la presentazione? No, noi vediamo la sua mail in questo momento, caro. Allora. Adesso? Non ancora, vediamo in pratica. Ecco, adesso sì, perfetto.
Ok, ecco qui. Allora, grazie mille, grazie all'amico Alberto Pilotto che ho avuto il piacere e l'onore di collaborare in diverse occasioni, grazie alla SIGOT e alla dottoressa Boccardi che è stata così cortese nell'invitarmi. Io vi parlerò con un taglio sicuramente un po' più specialistico dei disordini del potassio, ma credo sia un interesse comune perché recentemente abbiamo delle importanti novità terapeutiche in quest'ambito, soprattutto per quanto riguarda gli stati ipercaliemici, che come vedremo e come già sapete ovviamente sono quelli più frequenti anche nei soggetti anziani. Questo è il mio conflitto di interessi. Parliamo quindi del potassio. Andrò rapidamente su questa prima parte, vedi patologia, sappiamo che a differenza del sodio il potassio è prevalentemente cellulare, 98% contro il 2% di extracellulare, e che ovviamente questa la regolazione di questa differenza tra l'intra e l'extracellulare consente il corretto funzionamento di diversi sistemi cellulari, da quello muscolare a quello nervoso alle cellule cardiache. Quindi il potassio è strettamente regolata. Il potassio che noi introduciamo attraverso la dieta viene eliminato quasi tutto a livello renale, le perdite gastrointestinali sono molto minori, anche se in corso di insufficienza renale possono aumentare in maniera significativa per un meccanismo compensatorio. Quello che però è importante è sapere che questa differenza così importante tra l'intra e l'extracellulare può essere alterata da diversi stati fisiopatologici che non fanno altro che aumentare o diminuire questo passaggio dentro e fuori dalla cellula. Che cosa può far scendere, calare di molto la potassemia nel sangue facilitando l'ingresso nelle cellule? Ovviamente l'insulina, perché la usiamo anche negli stati di ipotassemia, una serie di stimoli beta-adrenergici in maniera agonista o gli alfa-adrenergici in maniera antagonista, oppure condizioni di alcalosi. Esattamente l'opposto succede quando noi abbiamo o l'acidosi o l'iperglicemia o stimoli adrenergici opposti, quindi beta bloccanti o agonisti alfa recettoriali, per spiegarci come il potassio esce dalle cellule e determina l'iperpotassemia, quindi l'aumento del potassio sierico. Vedete come ultima causa anche l'esercizio fisico, che in realtà non è caratterizzato soltanto dall'iperpotassemia, è caratterizzato da una prima fase di iperpotassemia, ma poi dopo anche da una fase di ipopotassemia quando questo è molto prolungato. Quindi la fisiopatologia delle variazioni di potassio in corso di esercizio fisico è un po' più complessa. Ovviamente ricordiamoci che il potassio, che è liberamente filtrato dal glomerulo, è riassorbito per gran parte del tubulo convoluto prostante 5-70%. Nell'ansa di Henle in realtà succede poco, perché c'è un po' di secrezione nel tratto discendente e un po' di riassorbimento in quello ascendente, ma tutto sommato la variazione è minima. Il grosso lo fa il dotto collettore. Il dotto collettore che può sia riassorbire sia eliminare il potassio attraverso due tipi di cellule diverse: le cellule principali che tendono a eliminare il potassio e le cellule intercalate che tendono invece a riassorbire il potassio. Che cosa garantisce una eliminazione corretta del potassio, soprattutto delle cellule principali? Ovviamente il fatto che ci sia un flusso urinario adeguato, che arrivi una quantità di sodio adeguata al cristallo e che l'aldosterone, il sistema renina-aldosterone, sia normalmente funzionante. Esattamente le stesse cose fanno agire al contrario il riassorbimento sulle cellule intercalate del dotto collettore. Quindi qui avviene la gran parte della regolazione e della disregolazione negli stati patologici. Ora, il range normale di potassio è strettamente regolato tra 3,5 e 5, proprio per i motivi che abbiamo detto in precedenza, e che quindi considera stati ipercalemici moderati, leggeri, moderati o severi, per variazioni che tutto sommato sembrerebbero basse, quindi tra 5,5 o tra 5,5 e 6 parliamo già di uno stato di iperpotassemia moderata, mentre sopra i 6,5 parliamo di una iperpotassemia severa. Ma anche l'ipopotassemia deve preoccuparci
sia l'iper che l'ipoglicemia sono associati ormai in numerosi lavori e meta-analisi, che non è il caso qui di ricordare, a un aumento importante sia della morbidità che della mortalità dei nostri pazienti, nonché degli eventi cardiovascolari maggiori. Non solo, ma questa aumentata morbidità e mortalità è legata anche al fatto che i nostri pazienti, soprattutto anziani ovviamente, sono altamente comorbidi. E qui vedete come la stessa figura della slide precedente viene cambiata a seconda di quante patologie associate al nostro paziente. Quindi se abbiamo un paziente che ha solo il diabete rispetto a un paziente che ha scompenso cardiaco, l'iperpotassemia, la stessa iperpotassemia, comporterà un rischio di evento avverso, di mortalità estremamente più alto. Vi faccio notare che lo stesso avviene anche per l'ipopotassemia. Vediamo allora i due quadri clinici maggiori che cosa ci dicono, quali sono le cause più importanti di ipopotassemia. Come abbiamo detto prima, pensiamo in primo luogo a perché il potassio può essere entrato maggiormente dentro le cellule. Quindi un eccesso di insulina, un'attività beta-analergica, piuttosto che l'intossicazione da alcuni farmaci. Se invece non abbiamo delle cause evidenti di questo shift di potassio tra l'ex e l'intracellulare, pensiamo a delle patologie. Le perdite sono sostanzialmente di tipo gastrointestinale, e quindi vomito, diarrea e tutte le patologie correlate, oppure a perdite urinarie. Le perdite urinarie ovviamente derivano soprattutto dall'uso di farmaci molto frequenti come i diuretici e i tiazidici, spesso usati nei soggetti anziani, o da altre cause renali che però sostanzialmente sono più rare. Ovviamente consideriamo anche la dialisi o la plasmaferesi, ma sono ambiti più particolari che cito solo per completezza. E qui vedete l'effetto che i tiazidici hanno sul potassio sierico. Man mano che aumenta la dose di tiazidico, aumenta la perdita. Contemporaneamente, come è ben noto, aumenta l'uricemia e aumenta anche la glicemia a digiuno. Quindi l'effetto dei tiazidici è qualcosa che non può meravigliarsi. Anche se nel soggetto non particolarmente anziano, questo effetto generalmente è un po' autolimitante. Negli anziani in realtà è un po' meno vero, perché può continuare per i motivi che già prima hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto. Quindi attenzione ai tiazidici, perché possono essere una causa importante e molto frequente di ipopotassemia. Una cosa da tenere presente anche quando correggiamo l'ipopotassemia è che spesso noi ci meravigliamo di come il potassio salga molto lentamente. Soprattutto nei casi di ipopotassemia cronica, la perdita di potassio che valutiamo a livello ematico riflette addirittura una ipopotassemia cronica intracellulare. Quindi man mano che noi correggiamo il potassio, che noi infondiamo, serve anche a repletare il deficit che è presente nelle cellule. E quindi quanto più grave è il deficit intracellulare, tanto più lungo sarà la nostra fase di correzione anche dell'extracellulare e quindi dell'intravascolare. E quindi nella valutazione della ipopotassemia, ovviamente vediamo prima se il valore è confermato, e questo è sostanzialmente a carico di casi di leucemia acuta in cui i leucociti assorbono, la valutazione non viene fatta immediatamente. Secondo step, valutare se c'è una ridistribuzione tra l'intra e l'extracellulare. Se questa non è presente, considerare le perdite che possono essere renali o non renali, e quindi i meccanismi principali qui valutati. Qui però mi tocca fare un warning per la correzione del potassio. La correzione col potassio endovena deve essere qualcosa di molto, molto controllato. Esistono linee guida ministeriali, e penso che ogni azienda le abbia emanate al suo interno, perché ovviamente la gestione dell'infusione di potassio endovena è qualcosa di estremamente complesso e pericoloso. Quindi attenzione alle istruzioni operative che tutti i nostri ospedali hanno, ma a che la correzione non superi l'infusione di 10 millicoerenti ora per il rischio delle aritmie,
e solo in casi complessi arrivare addirittura a 40 milliequivalenti ora, limitandosi a un massimo di 400 milliequivalenti nelle 24 ore. Quindi attenzione quando correggiamo l'ipopotassemia con infusioni endovenose. A questo proposito vi ricordo che quando l'ipopotassemia non è molto spiccata può essere preferibile anche la correzione con formulazioni per OS, se non anche con, ad esempio, nei pazienti che fanno molti terapia diuretica, la sostituzione di un tiazidico con un risparmiatore di potassio a basse dosi. Più frequenti sono invece i casi di iperpotassemia. E anche qui abbiamo casi in cui abbiamo un aumentato rilascio di potassio dalle cellule, come nel caso dell'acidosi o del deficit di insulina, o all'uso di farmaci, e questi sono molto più frequenti, ovviamente i beta-bloccanti, ma tutti gli agenti sul sistema renina-angiotensina, su cui poi mi soffermerò un po' più in particolare, perché vi darò diciamo una interpretazione nefrologica di questi casi di iperpotassemia. Ovviamente dobbiamo anche considerare le possibili cause urinarie di escrezione urinaria di potassio per la ridotta secrezione di aldosterone o la ridotta risposta all'aldosterone, nonché l'insufficienza renale cronica, ovviamente. L'insufficienza renale cronica è ovviamente una delle cause più frequenti di iperpotassemia. Qui in rosso vedete la frequenza di iperpotassemia che aumenta man mano che il filtrato scende, e questo è abbastanza intuitivo. Nei pazienti che stanno approcciando quasi un trattamento dialitico sostitutivo, quindi vedete qui un valore medio di 15 ml di filtrato, la frequenza di iperpotassemia moderata o grave si aggira intorno al 30%, quindi warning, attenzione, con questi livelli di filtrato quasi sempre un paziente è soggetto a un'iperpotassemia. Non solo, ma questi pazienti hanno anche la caratteristica di non avere un evento singolo di iperpotassemia. Quando nei pazienti nefropatici si verifica l'iperpotassemia tende a recidivare e tra una recidiva e l'altra il tempo di latenza diminuisce sempre di più, quasi a dimostrare che l'organismo non ce la fa più a mettere in moto i meccanismi che a poco prima potevano essere sufficienti. E qui ovviamente c'è il lungo elenco di farmaci, come già chi mi ha preceduto ha dovuto anche mostrare, che sono legati all'iperpotassemia. Quindi ovviamente i beta-bloccanti, ACE inibitori, sartanici, nonché inibitori diretti della renina, anche l'uso di eparina. L'eparina inibisce la sintesi di aldosterone e quindi tende ad dare ipotassemia, oltre alla calcineurina e ai farmaci antinfiammatori. Ovviamente non vi devo ricordare gli effetti dell'iperpotassemia, e sono un ricordo così mnemonico per tutti noi. Come trattiamo l'iperpotassemia? Ecco, questa diapositiva vi potrei dire che non è più aggiornata. Il trattamento perché non è più aggiornata? Perché questo è il trattamento classico, quindi trattamento acuto, il calcio-gluconato per antagonizzare gli effetti in membrana, soprattutto cardiaci, l'insulina per far rientrare il potassio dall'extra all'intracellulare, con un meccanismo diverso dai farmaci beta-adrenergici, che infatti possono essere usati in combinazione, e attenzione poi all'ultima riga che parla dei chelanti del potassio, il famoso caiaxalate, che se può essere usato in acuto, non può essere usato, ma molti dei nostri pazienti, soprattutto anziani, hanno bisogno di fare ACE inibitori, sartanici, mineralocorticoidi, perché sono affetti da insufficienza renale, sono affetti da scompenso cardiaco. E allora probabilmente abbiamo oggi a disposizione degli altri farmaci. Ma perché sottolineo questo aspetto? Perché l'antagonismo del sistema renina-angiotensina è ormai raccomandato in maniera stringente dalle linee guida cardiologiche e nefrologiche più diffuse per proteggere il cuore e proteggere il rene, e quindi limitare gli effetti dello scompenso cardiaco della malattia renale cronica. Che cosa limita l'implementazione di queste linee guida? L'ipotassemia. L'iperpotassemia che questi farmaci danno. E allora le linee guida che fino adesso hanno anche raccomandato questi farmaci ci dicono anche che noi dobbiamo
sospendere o ridurre questa terapia quando si presenta una iperpotassemia persistente. Ma che succede se noi riduciamo o sospendiamo questo tipo di terapia? Lo vediamo qui. I pazienti che hanno sospeso la terapia in giallo, che spero voi vediate, mostrano un aumento degli eventi avversi della mortalità. Cioè la sospensione riduzione della dose di farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina comporta la perdita di questo meccanismo di protezione cardiorenale, per cui i pazienti non sono più protetti e vanno incontro a un outcome sfavorevole. Che cosa possiamo fare noi allora se, scusate, dobbiamo proteggere cuore e reni dei nostri pazienti, ma andiamo incontro all'iperpotassemia? Poco possiamo fare su quello che avevamo fino adesso, perché certo possiamo sospendere i farmaci, i diuretici risparmiatori di potassio, usare un bicarbonato di sodio, ma anche i chelanti sinora in uso non davano quella sicurezza, anche perché non sono mai stati testati in cronico, anche perché in cronico hanno dimostrato di avere una elevata tossicità a livello del colon con casi di perforazione. Oggi però noi abbiamo due armi in più, abbiamo due nuovi chelanti del potassio, il sodio zirconio ciclosilicato e il patilomer, due nomi strani ma che penso che entreranno presto nella vostra pratica clinica. Perché? Perché sono due chelanti molto efficaci. Il primo è stato ormai approvato non solo nella malattia cronica, ma anche nel paziente dializzato. Il secondo per adesso solo nei pazienti non ancora in dialisi, che sono di legare il potassio e che hanno dimostrato la loro efficacia in cronico, in studi sino a 2 anni, con limitati effetti collaterali. Questo è lo schema, diciamo, delle informazioni più importanti relative al sodio zirconio ciclosilicato, quindi nome commerciale Lokelma, che vedete ha un inizio di azione rapido, 1 ora, e soprattutto agisce lungo tutto il tratto gastrointestinale. Che cosa fa? Scambia potassio con sodio, quindi i suoi effetti collaterali più importanti sono una manifestazione di edema, proprio perché scambia con sodio, e una ipopotassemia dovuta alla rapidità e alla sua potenza di azione. Invece il patiromer scambia potassio in cambio di calcio, quindi dà anche una minima dose di calcio al paziente, è un po' più lento come inizio di azione, da 4 a 7 ore dopo la prima dose, agisce su tutto il tratto gastrointestinale, ma soprattutto nel colon distale. Se noi mettiamo a confronto il vecchio chelante con i nuovi chelanti, possiamo vedere subito le differenze. Intanto, come vedete, rapidità di azione del sodio zirconio ciclosilicato, 1 ora, il che lo rende usufruibile anche nelle iperpotassemie moderate o lievi per un uso anche in acuto rispetto e non solo in cronico, e poi il fatto che agisce su tutto il tratto gastrointestinale. Non solo, ma importante, perché questi due ultimi possono essere usati in cronico? Perché i loro effetti collaterali a livello gastrointestinale sono la possibilità di avere diarrea o costipazione o flatulenza, ma non perforazione colica, come è stato già descritto. Per cui che cosa è cambiato nelle nuove linee guida? Che questi nuovi chelanti del potassio sono entrati dentro le linee guida perché è ritenuto importante dalle linee guida cardiologiche e nefrologiche consentire un'adeguata protezione renale e cardiaca con l'utilizzo adeguato dei farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina, e quindi ricorrere, purtroppo diremmo, a un altro farmaco che ci serve per limitare gli effetti collaterali di questi altri farmaci per garantire la protezione nefrologica e cardiologica. E questo è il messaggio che ci viene dalle ultime linee guida e che voglio condividere con voi. Grazie dell'attenzione.
Beh, grazie veramente, dottor Rocella. Guardi, visto che è ancora presente, sono arrivate due semplici domande proprio riguardo al potassio che le pongo al volo. La prima ci chiede qual è il valore minimo della potassemia, se 3,5 o 3,6 millimoli per litro. Forse anche il collega voleva chiedere, diciamo, anche i criteri di normalità, se ad esempio a Palermo posso utilizzare gli stessi criteri, faccio finta a Bolzano, ecco. Sì, direi che universalmente noi utilizziamo 3,5, quindi questo è il range a cui fanno riferimento anche tutte le linee guida, e quindi universalmente facciamo riferimento a questo tipo di range. La ringrazio. E un'altra, per me molto interessante, visto che mi occupo di magnesio. Allora, il collega chiede se esiste un razionale in corso di ipocaliemia nell'utilizzare in forma endovenosa solfato di magnesio, oppure se in assenza di ipomagnesemia ha senso, diciamo, utilizzare pure, appunto l'infusione endovenosa di magnesio. Ha sicuramente senso. La cosa più importante nell'ipopotassemia, soprattutto importante, sarebbe dosare la magnesemia, e se questa è normale possiamo aspettare a infondere solo potassio, ma se c'è un'ipomagnesemia dobbiamo correggere contemporaneamente i deficit. Ovviamente è una domanda e una precisazione opportuna, perché per motivi di tempo non mi sono trattenuto, ma sicuramente è giusto, è una sottolineatura importante. No, la ringrazio veramente di cuore. Ecco. Ecco, il nostro webinar sta andando verso la conclusione, e quindi con molto piacere passo la parola all'ultima relatrice, che è la dottoressa Federica Scanca, che lavora appunto a Ferrara. Grazie Federica per concludere, diciamo, il nostro webinar. Grazie, buonasera a tutti. Un attimo che Filippo, se puoi stoppare la condivisione dello schermo. Sì, grazie. Provo. Vai Federica. Sì, grazie. Un attimo che condivido. Buonasera a tutti. Adesso io te riporterò i take home message per evidenziare un po' quello che è stato detto in queste importanti quattro relazioni. Ringrazio il professor Pirotto, direttore della SIGOT, la dottoressa Boccaldi e il dottor Veronesi. Allora, vediamo i take home message. Un attimo, scusate che non va avanti la presentazione. Ok, allora partiamo dall'equilibrio idroelettrolitico. Come abbiamo visto l'importanza dell'osmolarità plasmatica e urinaria. Abbiamo visto il concetto di osmolarità, principalmente sono le sostanze osmoticamente attive. Abbiamo visto il concetto di osmolarità e osmolalità, che empiricamente sono molto simili. E come attore principale che controlla il volume dei liquidi extracellulari abbiamo il sodio, mentre invece il potassio si occupa dei liquidi extracellulari. Ma quindi a noi interessa principalmente il sodio, che viene controllato principalmente dal rene. Quindi il rene è l'organo principale che va a controllare l'osmolarità con l'escrezione degli elettroliti, quindi delle sostanze osmoticamente attive, nell'urina. Il rene dell'anziano ovviamente è diverso da quello del giovane, come abbiamo visto con la dottoressa Kalikasaros, c'è una riduzione funzionale del rene che diminuisce proprio di peso e di funzionalità. L'organismo risponde con un compenso di tipo volemico,
con alterazioni del pH e quindi con alterazioni degli elettroliti che portano alle disionie. I più frequenti squilibri sono quindi gli estati edemigeni. Abbiamo visto che è molto frequente l'alcalosi metabolica che si riscontra negli stati di ipovolemia e l'ipercalemia che è tipica appunto dell'insufficienza renale. Come controllare quindi l'equilibrio idroelettrolitico? L'importante è l'emogas analisi, anche venosa, l'esame urine, che quindi è un esame di routine, e il monitoraggio della volemia. Con la dottoressa Boccardi quindi abbiamo visto l'importanza della volemia. La volemia è un parametro fondamentale, non esiste un gold standard però che ci aiuti nel distinguere tra ipo, eo ed ipervolemia. Abbiamo visto che la volemia significa poi volume ematico efficace, quindi gittata cardiaco, e sia l'ipo che l'ipervolemia ovviamente portano quindi a sofferenze tissutali. Abbiamo visto le sofferenze di vari organi a seconda che si parli di ipo, quindi di shock ipovolemico o di ipervolemia. E come fare quindi un controllo in tutti i reparti? Nei reparti di geriatria e di medicina interna dovrebbero esserci quindi gli ecografi. Abbiamo visto che l'ecografo ormai nel terzo millennio è uno strumento che dovrebbe essere presente sempre. La POCUS ci aiuta ad andare a vedere un pochino tutti gli organi, quindi non solo il cuore con il parametro della vena cava inferiore che abbiamo visto era già presente prima, ma possiamo vedere anche in parte i reni, il fegato e quindi scoprire se veramente il nostro paziente è stabile emodinamicamente, fattore principale per poi poter decidere la terapia. E abbiamo visto appunto quindi che la volemia si correla, quindi torniamo al sodio, che è quello che appunto si occupa dei liquidi extracellulari. Poi col dottor Brunetti quindi abbiamo visto che questo, il sodio appunto che quindi è l'attore principale può essere carente con l'iponatremia o troppo presente con l'ipernatremia. L'iponatremia è la disionia più frequente negli anziani, può essere lieve, moderata, severa, acuta o cronica a seconda del parametro delle 48 ore. Le cause principalmente è un aumento relativo dell'acqua libera da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico e abbiamo visto che con il dottor Brunetti che principalmente sono i farmaci che la possono andare a causare. Molti farmaci sono i farmaci che noi comunemente come geriatri usiamo, come ad esempio gli antipsicotici, gli SSRI, ma anche la morfina, oltre che i classici diuretici. Effetti, delirium, cadute e quindi fratture. Terapia, attenzione appunto a una correzione troppo veloce, si parlava di 8-10 mili equivalenti nelle prime 24 ore con soluzioni ipertoniche del 3%, a seguire 0,9, dopo 24 ore 8 mili, non supera gli 8 mili equivalenti in una giornata. Se troppo veloce la correzione può portare a demielinizzazione puntina. L'ipernatremia invece è la disionia con maggiore associata a maggiore mortalità, anche questa può essere lieve, moderata, severa, acuta, cronica a seconda che sia nelle 24 ore o meno. In questo caso c'è una diminuzione dell'acqua libera e dovuta per lo più alla disidratazione. Tipica della demenza, quindi tutti i nostri pazienti dementi che non assumono acqua libera, ma anche presente nel diabete insipido nefrogenico. Effetti sono per lo più il delirio impattivo e ovviamente un aumento importante della mortalità. La terapia è principalmente l'idratazione, ma sia nell'iponatremia che nell'ipernatremia è importante andare a vedere la volemia, quindi torniamo al discorso di prima, perché se c'è un aumento della volemia, quindi cioè nel caso di prima una pseudoiponatremia o una vera ipernatremia, allora bisognerà usare anche i diuretici. E infine concludiamo col dottor Ocella che ci ha illustrato benissimo i disordini del potassio, quindi il range 3-5-5
anche se potrebbe essere spostato anche a 5,5. Comunque le cause della ipocalemia sono prevalentemente, anche in questo caso, la terapia medica e le perdite gastrointestinali, ma non solo. Si parla di ipocalemia, anche in questo caso, lieve, moderata, severa. La lieve si cura con la terapia medica, con KCL per osse, i famosi risparmiatori di potassio. La moderata severa, invece, è con la KCL endovena, mai superare i 10 milliequivalenti l'ora. L'ipercalemia, lieve, moderata, severa, sopra i 6,5 diventa urgenza. Cause sono per lo più l'insufficienza renale e anche in questo caso la terapia medica, quindi l'utilizzo dei risparmiatori di potassio, ma anche i lassativi come il Movicol che contengono all'interno potassio. Terapia lieve, per lieve ipercalemia, dieta principalmente, non risparmiatori di potassio e i chelanti del potassio, come ad esempio il caiexalate. Per la moderata, diuretici e fluidi. Per la severa, calcio gluconato, glucosata più insulina. E poi il dottor Racella ci ha dato una bella informazione sui nuovi farmaci chelanti per il potassio. Cioè, questi sono i take home message che sono emersi dalle quattro relazioni. Vi ringrazio. Al prossimo webinar. Grazie mille Federica, grazie mille di cuore veramente per questa esauriente presentazione. Beh, penso che sia corretto dare infine la parola alla dottoressa Boccardi che chiude, diciamo, il webinar e ovviamente manda i saluti anche a livello ufficiale della nostra società. Grazie Virginia. Eccoci, grazie. Io ringrazio tutti i partecipanti che sono stati veramente numerosi, non avevo dubbi perché l'argomento credo sia di ampio interesse scientifico e soprattutto ad alto impatto pratico. Ringrazio tutti i relatori, veramente ottimi contributi e ecco, vi porto i saluti della società e spero che ci siano grandi opportunità di collaborare con tutti i giovani geriatri italiani e non solo, quindi anche di altre branche. Vi abbiamo mostrato come la interdisciplinarietà deve essere la base della nostra condotta medica. Grazie.